Dunque, dopo un rallentamento fisiologico legato al Ponte di Ognissanti, riprende l'attività negli hub vaccinali abruzzesi per cercare l'obiettivo di far crescere il numero di persone coperte sia dalla prima che dalla seconda dose, ma anche di accelerare sulle terze, obiettivi che in questi giorni vedono uno sforzo da parte delle ASL, ma soprattutto del mondo del volontariato, del mondo anche dei medici che si prodigano per appunto dare un servizio alla collettività. Tra questi c'è anche il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. E proprio insomma, per raccontare di questa particolare esperienza legata ovviamente alla sua professione, noi abbiamo un collegamento nel nostro telegiornale in apertura con l'hub vaccinale di Chieti a Colle dell'Ara, dove c'è il nostro Massimo Profeta che ci parla appunto insieme al sindaco di questa ripresa della campagna vaccinale. Insieme anche vediamo una delle protagoniste di questa iniziativa. Massimo, a voi. Sì, buon pomeriggio a te e a tutti gli amici visori d'ascolto. Siamo in attesa del sindaco. Sì. Sta arrivando, però c'è, la ringraziamo, la responsabile proprio del centro vaccinale Colle dell'Ara di Chieti Scalo, la dottoressa Ada Mammarella. Intanto numeri significativi, dottoressa, affluenza in aumento. Sì, c'è una bella affluenza, specialmente nelle ultime settimane, sia per quanto riguarda la terza dose per gli ultraottantenni, le categorie fragili e gli operatori sanitari. Ecco, state somministrando che tipo di vaccini per quanto riguarda le terze dosi? Siamo intanto intorno a 300 al momento? In data odierna siamo quasi sui 300, c'è ancora diverse, ci sono diverse persone dentro, quindi lo supereremo e stiamo somministrando come terza dose sia il vaccino Pfizer che il Moderna, vaccino Moderna. Oh, naturalmente anche l'anti-influenzale, questa è una notizia importante da dare, Certo, stiamo somministrando anche l'antinfluenzale unitamente alla terza dose o alla seconda in base alla tipologia di somministrazione che stiamo facendo, che vogliono che si deve no? fare. Naturalmente, dottoressa, ci sono anche coloro che non si sono ancora sottoposti alla prima dose, qualcuno, insomma, lo stiamo convincendo, c'è un'opera di persuasione in questo senso, no? Ma il compito dell'operatore sanitario non è la persuasione, ma bensì l'informazione. Certo. Quindi noi dobbiamo far altro che informare l'utenza, il cittadino, che il vaccino è molto molto importante per salvaguardare sia se stessi che anche la comunità. Però qualche scettico, insomma, si sta convincendo. Sì, qualcuno si convince, anche a volte troviamo anche delle persone un po' resistenti, un po' arrabbiati, che sono costretti purtroppo per il lavoro a farsi il vaccino. Grazie alla dottoressa Ada Mammarella, intanto buon lavoro. C'è il sindaco Carmine di Chieti, Diego Ferrara, Buongiorno. che ha prestato la sua attività da medico, no? In questi Continuo. giorni. Sì. Ecco, io Continuo. volevo chiedere, dal punto di vista proprio personale, Sì. quali sensazioni? Perché il fine è nobilissimo. Ma guardi, per quanto riguarda i rapporti con le persone che io ho avuto, prevalentemente con i miei pazienti, perché io vaccino prevalentemente i miei pazienti e altre persone che si iscrivono e invece di venire al centro vaccinale preferiscono afferire al mio ambulatorio. Io ho dapprima vaccinato in onde ambulanti e poi tutti coloro che afferiscono al mio ambulatorio. E diciamo che il rapporto umano e professionale è ottimo, sono tutte persone ovviamente motivate, con le quali non c'è nessuna diatriba e nessuna contraddizione di termini. Come avrà detto la dottoressa Mammarella, stiamo aumentando ovviamente il numero dei vaccinati in questa sede di Colle dell'Ara e ne siamo ovviamente contenti perché vuol dire che la popolazione risponde e capisce che è l'unico modo per uscire da questa pandemia. Poi soprattutto, Sindaco, l'organizzazione è impeccabile, non sono state registrate criticità.
Assolutamente. Devo dire che questo centro vaccinale è un fiore all'occhiello sia per il Comune di Chieti che per la ASL, e quindi siamo tutti soddisfatti per questo lavoro che stiamo portando avanti. Domande da studio, Carmine? No, sì, intanto constatiamo che finalmente l'opera di persuasione del sindaco ha avuto effetto rispetto alla ASL, perché si è trovata una sede dove non ci sono più quelle code che abbiamo visto con gravi problemi, certo, in passato. Poi, ecco, gli volevo chiedere com'è la situazione dei contagi a Chieti città, perché per esempio a Vasto sì, c'è una situazione piuttosto da attenzionare in più. A Chieti i dati come sono in città? Situazione contagi a Chieti città, sindaco. Allora, a Chieti città stiamo benissimo, e non da adesso, ma da tantissime settimane, se non addirittura mesi. Abbiamo nei giorni peggiori 2-3 contagiati, che tra l'altro percorrono il loro iter della malattia a domicilio, quindi curati a domicilio dai propri medici curanti. Abbiamo una pressione sul sistema ospedaliero quasi inesistente. Ho visto che a tutt'oggi in tutta la regione Abruzzo si sono positivi in 1947 persone, in tutta la regione Abruzzo, con 1833 persone seguite a livello domiciliare e solo 55 persone ricoverate nei reparti di medicina. Quindi, se a Dio piacendo, continuando in questa maniera, continuando con l'opera vaccinale, saremo tutti tranquilli. Quindi situazione in totale controllo. Grazie al sindaco di Chieti Ferrara. È tutto dal centro vaccinale Colle dell'Aria qui di Chieti Scalo. Ringrazio per la parte tecnica Diego Martelli. La linea può tornare a te, Carmine.